andiamo a vedere la questura nuova e torniamo al Tequila. Vabbè. Sì, sì. Ho già parlato io. Prendi la macchina. Maledetti denti. Che cosa? Maximiliano, sei quello, sei Scum oppure? Questo cos'è, un ok su Scum? Ah, perché ti dico che sto tirando un occhio a, a un giochetto survival, però ancora non è, è grezzo, troppo grezzo ancora per pensarci. Ovviamente se ne parla dopo la stagione. È un missile. Ok. Oh, oh, dobbiamo parlare col boss, che gli abbiamo fatto un pagamento estero. Dovrebbe farci avere un'auto estera insieme a quella roba che ci ha dato. Ma non credo stasera sta rimuovendo, eh. Vabbè, se c'è bene, se no pace. Io mi fa sapere qualcosa. Cazzarola, bro. State bene, no a cibo, che io non ho niente. Sì, sì. Vabbè, dopo quando arriviamo là, se vai. Oh, 2 chilometri, mi fai guidare a me da 2 chilometri. No, tu me la rompo. Ma che rompo? A proposito, il prossimo evento, ragazzi. Ora mi dite voi quali volete fare, io vi dico quello che vorrei fare. Cominciate box voi. Box tra donne. Box tra donne. Allora, quello del box, vabbè, fra donne ci può anche allora, stare. Io a settembre voglio fare una cosa più a livello di aggregazione, ma proprio tutta la città. Nel senso che facciamo le... il torneo di calcio. Sì, questa però è una cosa, questa è una cosa grossa, si può fare, ma che ogni, che ne so, ogni l'aveva già proposto azienda, anche il sindaco, sì. Tipo fa. Ogni azienda mette una squadretta. Allora, tieni d'occhio Vayne, il gioco Vayne. Come del Tequila con la maglia del Napoli, eh. Sta venendo su bene, eh. Però ancora è grezzo. Però il gameplay è interessante quello che offre. Allora, vabbè, io stavo pensando a una cosa un pochino più tranquilla da fare in una settimana. Però vabbè, questa è per venerdì prossimo, penso. Casomai organizzo io e tutto. Allora, si pensava una gara rally. Dobbiamo trovare un posto adatto. A tempo però, niente corsa. Però questo sarebbe una cosa carina da fare quando avremo a che fare con... se avessimo l'Eurocar sarebbe bello, perché sarebbe una presentazione per... l'azienda. Beh, se vuoi posso provare a sentire il concessionario se ci presta 2 macchine da rally. No, quello non è un problema, per le auto si possono reperire. Il problema era che vorrei che... Allora, ora il problema iniziale, io voglio prendermi piano piano un'attività in più, eh. Dobbiamo parlare con chi di dovere, ampliare un pochino. Come attività cosa pensavamo? Io pensavo all'Eurocar, poi ditemi la vostra. Noi stavamo puntando l'officina, ma a quanto pare l'hanno presa. Ma l'officina, vabbè, dura, modifiche. Quella che dico io porta via poco tempo. Ma pensa lì, 4 modifiche fatte, 100.000 euro di 3. Oh mamma. Troppi soldi, impossibile. Con le modifiche spendo i soldi, da motori, estetica, queste cose qua. La raggio mettiamo l'auto. Tranquillo, Ciccio. Questa mi la Cri, appena poi mi dai il taccuino. Aspetta, qua c'è spazio. Ah, scusa. Ah, c'è il pavimento. Più avanti, più avanti. Parcheggiare quello, parcheggiare il secondo. Lo metto qua. Parcheggio illegale. Jack. Vabbè, siete solo voi, no? Inutile. Uè, Jack, buonasera. Ah, siamo all'inaugurazione della nuova questura. Il tacchino per cosa? Tacchino, che tacchino. Ma tu come mai non stai in radio, Frank? Perché prima di tutto, se è quella dell'altra volta, l'ho fatta vedere. No, è cambiato. L'hai già messa? Sì, sì, già. Allora, appena è finito qua, me lo ricordi, mi ci metto. Va bene. Cioè magari mi ci metto mentre siamo qui a ascoltare, dai. Però no, perché sennò non posso ascoltare. No, vabbè, tanto non va bene.
No, la solita è qui, no mo. Scusate, potete ricominciare che sono arrivato ora. Scherzo, scherzo. Sarebbe giusto, sarebbe giusto. Continui, continui. Vi incoraggio buonasera, buonasera. A continuare a lavorare con la stessa passione e dedizione che vi hanno sempre contraddistinto, sapendo che il vostro impegno fa la differenza ogni giorno. Concludo rinnovando i miei più sinceri ringraziamenti a tutti voi e formulando l'augurio che questa nuova questura possa essere una casa sicura e accogliente per tutti coloro che vi lavoreranno e per tutti coloro che vi si rivolgeranno in cerca di giustizia e protezione. Grazie a tutti, do la parola al sindaco. Bravo! Bello, bello, grazie bello. Signor prefetto. Bravissimo. Grazie, grazie signor prefetto. Allora, sarò breve perché diciamo che per impegni non sono riuscito a prepararmi un discorso valido, però essere qui questa sera per me è motivo di vanto e di orgoglio più che altro, perché questo edificio, i nostri operatori della Polizia di Stato, i nostri agenti, a partire dal primo agente fino al primo dirigente, hanno tutti i comfort e tutti i benefit per poter operare al meglio. Tenete presente che sono loro che ci fanno dormire sonni tranquilli la notte, sono loro che mettono a loro rischio e pericolo la vita, e questo edificio qui rappresenta per noi, per me in particolar modo come sindaco, significa tanto, significa tantissimo. Volevo ringraziarvi ovviamente tutte le altre istituzioni come la Guardia di Finanza e l'Arma dei Carabinieri che sono qui presenti, voi civili, l'assessore Leon per aver presenziato, e brava Leon, grazie mille a tutti sempre per il vostro servizio, il vostro operato. Grazie, grazie mille a tutti. Bravo! Un applauso. Complimenti sindaco. Ora tocca a voi. Nuovo questore della polizia, quindi, no? Sì. Eccola sì. Sentite, signore? Sì, la sentiamo. Cari cittadini di Roma, oggi celebriamo con orgoglio l'inaugurazione della nuova questura di Roma, questura moderna, guardia, che è stata realizzata grazie all'impegno del Ministero dell'Interno, con la collaborazione del prefetto Cobra, il sindaco Mattiglion e con tutta l'amministrazione comunale. Questo edificio rappresenta un importante traguardo. Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine ai membri del Ministero dell'Interno per il supporto fornito, al prefetto Cobra per la sua leadership e la competenza nella realizzazione di questo progetto, al sindaco Mapiglion per il sostegno e la visione, e a tutta l'amministrazione comunale per il lavoro stancabile e la dedizione fornita. La questura è stata progettata per rispondere a delle esigenze moderne della nostra polizia, fornendo spazi adeguati e delle tecnologie avanzate. Oltre ad essere un centro operativo, un punto di riferimento aperto al pubblico, è trasparente e accessibile per tutti i cittadini. È un simbolo al nostro impegno a costruire un rapporto di fiducia, una collaborazione con la comunità. Oggi celebriamo la visione condivisa per il futuro di Roma, in cui la qualità dei servizi pubblici e l'efficienza delle istituzioni sono pilastri fondamentali. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, e continueremo a lavorare per una Roma più unita e solida. Grazie a tutti. Bravo! Bravo, bravo! Bel progetto, bel progetto. Carino, indispensabile. Ah sì. Sarà attivo da subito, signori? Sì, questo in serata saranno attivi gli uffici a blu. Perché sono quelli che vedete alle nostre spalle. Signori, per festeggiare, diciamo, per chi vuole, c'è un open bar offerto dal sindaco, da me, al Trastevere. Quindi
andate tutti quanti lì e andate in pace, fratelli. Mangiate, c'è un open bar offerto da me. Ah, grazie. Grande sindaco. Bravo sindaco. Bravo sindaco. E magna! Ricordiamoci quando si vota, eh. Ovviamente il Trastevere rimane chiuso per tutta la serata. Come rimane chiuso? No. Anzi, Giorgio, appena poi magari sì, sì. Anche Bruno. Sta venendo anche Bruno. Ok. E mi ha mandato un messaggino. Sindaco, ma la troviamo poi in comune dopo? Finita la cerimonia. Pare di sì, pare di sì. Primo dirigente, è possibile fare un giro all'interno? Prego, prego, sì. Davanti anche lei. Sono molto curioso.